Buonasera, questa è la sesta puntata di Oltre la Rete, grandissima clip montata da Davide Cortoni nella sfida tra Trento e Perugia, una Trento che si rilancia, una partita da recuperare e vede assolutamente la vetta, una vetta che adesso ha in testa la formazione della Lube Civitanova insieme a Modena. Buonasera di nuovo e soprattutto ai miei ospiti, perché c'è sempre con noi Andrea Lucchetta. Buonasera. Buonasera Maurizio, ciao. E Enrica Merlo, che bello Buonasera. vederti con noi Enrica, con una Scandicci che sta andando comunque molto molto bene. Sei ritornata alla vittoria? Sì, tanto ciao. Ciao a Ciao. tutti. Ciao, ciao a tutti. Vola in alto la Sì, Scandicci. finalmente siamo tornati alla vittoria, una vittoria che secondo me abbiamo meritato, un po' per la passione che abbiamo messo in tutta la partita, anche a livello emotivo. Siamo venute fuori proprio come squadra e questo secondo me è già un buon segnale, anche Un se siamo libero che vola da all'inizio. tutte le parti, Enrica Merlo, insomma, parleremo della sua grande storia con Bergamo, tutte le vittorie, con una formazione che sta andando benissimo, perché in testa alla classifica solitaria a Bergamo, al Bergamo di Lello Bianco, ma non solo, ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Direi invece di andare a vedere i risultati della classifica di questa Superlega Unipol Sai, che insomma ci sta facendo vedere che Modena e la Lube stanno proseguendo bene, vittorie importanti, testa della classifica. Adesso la classifica e i risultati li vedremo in grafica tra pochissimo. Eccoli qua, perfettamente arrivano prontamente. Civitanova batte Padova 3-2, soffrendo un pochino. Trento, la partita che abbiamo mandato in diretta sull'Esport, un 3-1 con la Perugia, ha giocato molto bene il primo set, ma insomma poi ha patito tantissimo, poca continuità senza Alessandro Danasevic. Verona, Sora, con Verona che mantiene assolutamente il passo delle prime. Molfetta, Ravenna, vince Ravenna a Molfetta su un campo difficile, vince Monza in casa con Latina. Latina insomma un pochino indietro, tra l'altro rescissione del contratto di Nacci, del tecnico di Latina. Vedremo chi arriverà. Piacenza con Milano 3-2, Modena e Vibo Valentia 3-0, l'altra partita che è andata in diretta, anche lì avremo tanti contributi. E vi abbiamo ricordato che Trento con 14 punti in classifica ha una partita da recuperare, caro Lachi, con una vittoria, anche se c'è Piacenza di mezzo, grande squadra, acciuffa subito la testa. Piacenza ha rischiato tantissimo, ha rischiato anche Civitanova Marche, quindi a parte tutto è un campionato questo che domenica dopo domenica inizia a dare sempre più imprevedibilità e spettacolo per noi che commentiamo e voi che seguite. Allora, io però direi, siccome questa è una giornata particolare, perché continua questo grandissimo problema che sta vivendo l'Italia, l'Italia centrale in questo momento, con il terremoto, le popolazioni che sono fuori dalle loro case, distruzione totale nel centro Italia, nell'Umbria, da Perugia, in tutti i paesi vicini. Veramente vogliamo ricordare con questo, perché terremoto del centro Italia, c'è un SMS solidale al 45 500 per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Donate 2 euro a questo numero, il 45 500, lo ricordiamo ancora una volta, è attivato dalla Protezione Civile. Un SMS alla rete cellulare oppure chiamando la rete fissa. Questa è una cosa che ovviamente noi vi ricorderemo per tutta la puntata, perché questo è il momento veramente di stare vicino a tante persone. Poi tante hanno perso veramente, oltre che la vita, hanno perso praticamente tutto quello che avevano. Quindi è il momento di stringerci in un momento terribile con questo terremoto che sta colpendo in questo momento il centro Italia in maniera veramente terribile. Torniamo, perché questa è la diretta, bisogna tornare a quello che è successo durante la giornata. Io andrei proprio a vedere il match tra Trento e Perugia, bella partita dai due volti. Andiamo a vedere un po' cosa è successo. Il primo big match, la prima vera vittoria che conta. Torna anche la dieta e Trentino nella corsa per tutto. Supera bene una Sir Safety Perugia, brava solo nel primo set, poi troppo svogliata fino in fondo alla sfida. È la prima sconfitta della squadra umbra di questa stagione in Superlega e arriva grazie a una prestazione dal secondo set in poi di una squadra di ragazzini terribili, ben orchestrata da Simone Giannelli, MVP del match, definita in attacco dal manone con piedone numero 53, 22 anni, Gabriele Nelli. Sì, Nelli, l'opposto di riserva, che invece Angelo Lorenzetti, neotecnico di Trento, ha lanciato nella mischia al posto del bomber titolare ritornato a casa, Jan Stokre. 8 ace e 7 muri in totale e 17 punti proprio di Gabriele Nelli. La Sira ha subito troppo, nonostante le palle messe giù da Ivan Zeiser, neo arrivato nel ruolo momentaneo di opposto in attesa del recupero di Alex Atanasievic. E ancora una Perugia non al 100%, scontata in alcune occasioni, non cattiva come invece è stata Trento per la maggior parte del match. Troppo morbida la squadra di Boban Kovac rispetto alla grinta della formazione di Lorenzetti, che dopo aver subito nel primo parziale servizi e ricezioni non ha dato più spazio a Perugia. La differenza in una gara speculare delle percentuali in attacco l'hanno fatta gli errori, troppi per Perugia, 12 in attacco e 19 al servizio. Ed ora la serie terribile continua con il match dell'infrasettimanale a Palevangelisti contro la capolista, assieme alla Lube Modena, altro test determinante. Trento invece si gode il successo, scala la classifica con una gara ancora da recuperare il 17 novembre a Piacenza.
È una grandissima talento, come al solito, questo grande carattere, questa grinta, è una squadra che cambia ogni anno, cambia l'allenatore perché insomma è arrivato da Stoicevi un altro grande, Angelo Lorenzetti dal triplete di Modena, una squadra che non molla, Lachi, e poi andremo a sentire Giannelli che è stato uno degli artefici di questo Non, cambiamento, ma nulla. non vedo l'ora, anche perché Stoicev di Rado ovviamente lanciato dei giovani, ma soprattutto ha preso Giannelli e gli ha dato in mano la squadra e ha vinto lo Righe righe scudetto. comunque, voglio dire, Vabbè, impariamo il d'altronde, sorriso di Righe ma che tieni non è presente che male, poi la quadratura del cerchio l'ha trovata Lorenzetti perché ha lanciato Nelly, per cui non è più un Giannelli al ce quadrato, ma l'abbiamo un è po' un tutti. Io cubo tecnico che sta veramente facendo male, perché sta andando molto molto chiedo bene. adesso, stiamo vedendo insomma delle immagini proprio di questa sera, chiedo ad Enrica, abbiamo parlato di giovani e sicuramente ce n'è uno su tutti, Simone Giannelli, che nel giro di pochissimo tempo è diventato il regista della nazionale, insomma. Sì, io ho avuto Tu modo dal di di fuori come ne pensi, vedere, sì, esatto? dal di fuori ho visto anche il suo esordio qualche anno fa, insomma, che è stato buttato lì anche per i playoff, mi Certo. ricordo, e E ha vinto uno scudetto poi, no? ha affrontato con molta serenità e calma quello che poteva essere magari una situazione un po' anche imprevedibile per lui. Quindi è stato forte in questo e continua ad esserlo, secondo me. E sulle tue parole noi andiamo a sentire proprio Simone Giannelli, a trovare la Rossi, adesso ce lo farà ascoltare Simone Giannelli. Grande appassionato di tennis, voleva diventare un maestro della terra rossa. Poi la svolta determinante nel volley. In pochi anni, ne è appena 20, è diventato il regista della nazionale e da Bolzanino della sua Trento che vuole tornare tra le grandi. È una squadra giovane sicuramente, però è una squadra con tanta voglia di fare, con tanta voglia di lavorare. Sa che può far tanto, sa che non è la più forte, ecco, però noi siamo qui per giocarcela contro tutti senza paura, con un po' di insomma, arroganza, tra virgolette, giovanile. Simone Giannelli trova un allenatore come Angelo Lorenzetti, ecco, cosa vuol dire per te? Ma vuol dire tanto, è un tecnico che mi sto trovando benissimo, mi sta aiutando a crescere sotto tutti i punti di vista, ecco. Sta aiutando tutti quanti, quindi sono molto orgoglioso e felice di poter lavorare con lui e speriamo di fare delle belle cose in futuro. Cosa è cambiato nella testa di Simone Giannelli dopo quell'argento olimpico, insomma, un sogno un po' per tutti alla fine? È cambiata che ho ancora più voglia di andare a prendere quella cosa che ci manca. Sarà difficile, però sto andando tutti i giorni in palestra, lavorando ancora di più di quello che facevo prima, perché so che ho ancora tanto margine, so che voglio fare meglio e voglio fare di più, sia per Trento che in futuro per la nazionale se mi chiameranno. E beh, insomma, Giannelli, Nelly, Giannelli più Nelly, diagonale, e rimane Nelly al cubo. in panchina, rimane Stocker fermo, eh? Cioè è stato preso Stocker che non è un opposto Vabbè, attenzione qualsiasi, eh. perché Latina è già senza allenatore. Bisogna vedere cosa Cioè Stocker succederanno non in andiamo a questo. fare l'allenatore di... No, No, vabbè, dì le c'è cose come Lorenzo stanno. Bernardi che sta iniziando a Vabbè, volare, cioè, ci sono Luca allenatori... Cantagalli che è C'è lì Daniele in Bagnoli stand-by. anche che potrebbe essere Daniele sul Bagnoli che mercato. c'è, bisogna vedere poi nelle prossime 2 giornate cosa succederà. Cosa Attenzione, succederà? Adesso però una cosa succede sicuramente, perché per Enrica Merlo c'è il solito regalo da parte, non per Enrica, ma per tutti i nostri ospiti, Daniele Lauro che ha fatto una vignetta. Adesso la prima cosa che ti chiedo, ti ci riconosci? Sei tu questa? Vabbè, sì, dai, sono un po' più mora lì, adesso sono un po' più bionda. sui capelli, vabbè, dai, diciamo, Però però sì, ci siamo, no? Ci siamo, Cosa Daniele c'hai tu Lauro. da? No, è fantastica perché ha dato l'idea della posizione statica che difficilmente tu hai sulla palla, ma Ah. con il movimento, vedi, arrivi in frenata, arrivi in Arrivo in scivolata, arrivi in frenata. tuffo, vai su tutti i palloni con Vai tutta su te tutti i palloni, stessa. poi ne parleremo perché Pazzesco, c'è tu la sì. parte che, insomma, del femminile, parleremo sicuramente di Scandicci. Io non so se su Skype noi abbiamo un altro ospite, tra l'altro un ospite importante perché, insomma, intanto è un medagliato. C'è Simone Buti con noi oppure ancora non ce l'abbiamo? Buto! Sì, io ci sono, Io mi non ti, ve io vedete? non ti vedo, però, insomma, adesso Mi arriverai, sentite? speriamo. Io ti sento, già sentire Forte e la tua voce è chiaro. molto bella. Senti, Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. quanto vi Ciao. ha stramazzato il presidente Sirci? Eccolo, grande, Eccolo. grande Ciao, Simone. ciao ragazzi, Ciao ciao. Simo. Ciao. Grande, che va detto il presidente? Che ci ha detto? Era dispiaciuto, però ci ha detto Vi ragazzi, bastona dai. il presidente, il bastone vi vuole bene. No, ci vuole bene, Lo alla so, lo fine so. il bastone ci vuole quando ci vuole, però alla fine ci vuole bene, quindi
Niente, dai, ci ha spronato, ho detto che ragazzi. Bello, guarda, che sei proprio bello, cioè nel senso stai bene, ti ho dato questo sfondo, bella questa tifoseria, questa è la vostra tifoseria che è una tifoseria molto calda. Unica, e unica. Tu lo sai domani sera dove ci vedremo noi, sì, lo sai domani sera. Ci vediamo qua, ti aspettiamo Maurizio, lo so, io verrò volentieri perché c'è... Senti, ecco, parlo, guarda, prima di affrontare, adesso è caduto, non so più che è successo, è caduto il collegamento, ci senti ancora Simone comunque? Io mi sento, intanto, non so se mi sentite voi. Noi intanto continuiamo a parlare con te come se fosse telefonico. Sono io aspettiamo. La sua voce. Partita importante con Modena. Voi avete un triste di big match. L'ultimo l'avete giocato, il primo l'avete giocato con Trento, adesso c'è Modena e poi domenica c'è la Lube. Come sta Perugia? Ma certo, il problema probabilmente è un problema di continuità e di assetto, perché siete partiti con Zaitsev opposto e Atanasevic è ancora, diciamo, è fermo con quel problema che sappiamo, no? Buto. Sì. Eccolo. Se è un problema d'assetto, è un problema di Berger che al pit stop ha un po' di problemini di convergenza. Mi piace sta battuta. Nell'ultima partita, purtroppo, rispetto alle altre gare, non è che sia riuscito a tenere bene il livello. Mi sono introdotto io, come tipo. Va bene. Ma boh, che posso dire? Alla fine la partita lì sarà stata una partita un po' particolare, perché io penso che anche Alex era partito molto bene. Lì a Trento aveva fatto una serie in battuta che ci aveva dato il là nel primo set, poi insomma penso che un po' siamo calati un po' tutti da secondo parziale, metà set siamo calati un po' tutti lì, abbiamo un po' pagato tutti. È stata una partita strana perché all'inizio sembra abbiamo carburato forte, l'abbiamo messi sotto e poi dopo troppi veramente errori, troppi errori, ma poi a prescindere da quello abbiamo un po' subito forse la loro grinta, sono tornati su molto forti. E noi, forse perché stavamo facendo veramente una grande partita, questa cosa ci ha un po' spiazzato. Da fare una bella partita, andare avanti di brutto, a trovarsi a giocare punto a punto, ci ha un po' spiazzato appunto e siamo un po' calati. E poi l'abbiamo subito tutta la partita. Simo, avete finito l'allenamento adesso, ovviamente la partita è importante, però io voglio entrare... Guarda, sono proprio fresco. Che roba, che bello, un centralone argento. Faccele vedere perché facci vedere un po' ste mani. Le mani fasciate del Buto. Che grande, c'è anche questo, quindi se volete. Vabbè, ecco il protesone, è lui. Senti, lo mettiamo all'asta, Buto. Simone, parliamo di una cosa importante. Assolutamente, scusa Maurizio, 45500 per comprare e mettere all'asta il protesone del Buto e in beneficenza per il terremoto. No, bisogna fare... €3, vediamo. No, comunque no. Guarda, no, ti dico, era per lanciare Maurizio, ti dico, guarda, cioè è stato attivato un numero della Protezione Civile, il 45500, proprio per le popolazioni colpite. E voi siete proprio lì. Infatti volevo chiedere a te Simone come si sta vivendo questo momento, questa tragedia veramente che sta colpendo il centro Italia, sta colpendo Perugia, tutti i paesi, le città, cioè le cittadine vicino Perugia, o comunque insomma una tragedia immane con tanta gente che è veramente in mezzo a una strada. Sì, è un momento davvero particolare, qua si vive con la paura anche qua. Noi l'altro giorno siamo proprio tornati alla trasferta, siamo andati a letto verso le 3, le 4 e poi alle 7 ci siamo svegliati, quell'ora che era 7:40, ci siamo svegliati con questa scossa tremenda che ci ha fatto veramente impaurire. Purtroppo sono scosse che si ripetono, per fortuna non le avvertiamo tutte perché sono di entità più bassa. Però insomma, vedere Norcia, una bellissima cittadina, rasa al suolo, Castelluccio di Norcia, fa veramente piangere il cuore. Basilica che non esiste più, come tante chiese, come tante strutture storiche del nostro paese. Fa veramente piangere il cuore, sì. Io spero veramente che ci sia un intervento anche da parte dello Stato per ricostruire in fretta, perché insomma... È una cosa che è importante questa. Simone, intanto doniamo perché 2 euro al 45500 è una campagna insomma sulle reti Rai, insomma veramente al cellulare o alla rete fissa, donate questo con un sms, veramente questi 2 euro sono importanti. 2 euro sembrano pochi, ma sono veramente un'infinità. Se li doniamo un po' tutti quanti, soldi, no? Quindi possiamo fare qualcosa davvero. Assolutamente. Simone, rimani con noi, però prima di tornare noi a vedere un po' i protagonisti delle sfide che ci sono giocate, anche la vostra ovviamente, perché volevo sentire Birarelli, che insomma è stato un altro protagonista. C'è un pensiero anche per te, perché c'è sempre il solito Daniele Lauro, ci offre ai nostri ospiti una vignetta. Vediamo se tu, Enrica, ci sei riconosciuta, a parte il parrucchiere. Però insomma, tu qua insomma
Forse è un po' troppo giovane qua da fare. No, 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 è perfetto. Ma in realtà sembro che, dai, abbiamo un nostro metro, ragazzi. Tu sei giovane, ma tu sei giovane, dai. Anche il nostro, dito, guarda. Sono giovane dentro. Sei giovane dentro, come noi, insomma, come noi. Sì, allora, come Andrea. Non solo ti ha fatto il nastro delle dita, ma secondo me ti ha proprio contestualizzato con la mascotte dei Black Devil. Sei molto mefistotelico, visto che c'è Halloween che sta arrivando. Ci sei. Senti, dimmi una cosa, poi andiamo a sentire i protagonisti della sfida che avete perso, insomma, perché l'avete persa purtroppo per voi. E come lo vedi questo campionato? Nel senso che molto equilibrato, perché all'inizio sinceramente voi, da quello che era la carta, da quello che erano insomma i nomi nuovi, siete partiti secondo me con un pelino di vantaggio. Sì, ma lo sai meglio di me, insomma, siete uomini di sport, la carta in campo conta poco, e poi è il campo che decide, bisogna dimostrarlo sul campo, quello che una squadra vale. Siamo all'inizio del campionato, io penso che non dobbiamo fasciarci troppo la testa se magari perdiamo una partita importante o se magari perdiamo un punto, dobbiamo però focalizzarci sul lavorare, perché poi alla fine l'anno scorso è stata la stagione che ce l'ha dimostrato più di tutte. Abbiamo fatto un campionato, un girone di ritorno dove abbiamo perso un sacco di partite, siamo arrivati quinti. E poi alla fine siamo andati a un passo dallo scudetto, quindi io penso che i conti vanno sempre fatti alla fine. Senti Simone, io lo dico a te, ma vale anche per Perugia. Perugia ha bisogno ovviamente di vincere presto qualcosa, perché non sono tanti anni per quello che è stato il percorso, no? Però tante cose belle, un risultato deve arrivare. Tu mi sembra che sei fermo alle Coppa Italia di Serie A2, o sbaglio? Sì, però c'è la medaglia, però c'è le medaglie olimpiche, che insomma, quello sì, dai, che non le buttiamo via, sì, equilibra tutto. Sì, no, però a livello di club è vero, mi manca anche a me come a Perugia, quindi la e voglia dai, io sarei contento per te, insomma, sarei contento. Anch'io, dai, speriamo che quest'anno saranno buono. Va bene, rimani là con noi se può rimanere, perché sappiamo che insomma c'è Boban Kovac che insomma vuole farvi rimanere molto concentrati per domani sera. Certo. Torniamo invece su quello che è stata la partita. Io andrei a vedere, se la regia me lo consente, andiamo a sentire Nelly, perché Nelly è stato uno dei protagonisti insieme a Giannelli di questa sfida. Un ragazzino terribile, dal 53 di piede, Dolomitico. 53 di piedi, scarpe fatte in Giappone, perché in Italia non esistono. Questo è Gabriele Nelly, che in diagonale con Simone Giannelli fa anche rima, è fantastico. Sì, stiamo giocando bene, possiamo crescere ancora, il fatto di essere giovani ci aiuta tanto, con Angelo è uno che lavora molto bene, quindi lavora tanto in palestra e poi i risultati si vedono. Metti in panchina uno come Jan Stokre, ti rendi conto? Lo so, infatti non è che è brutto, però queste sono le cose, le decisioni le prende Angelo, quindi così. Questo dà un senso però di una squadra molto compatta, che ovviamente accetta le decisioni, perché Angelo Renzetti è un grandissimo allenatore. Sì, siamo una grande squadra, devo dire, siamo tutti giovani, a parte due o tre, però comunque sono quelli che hanno più esperienza e ci aiutano a stare compatti. Angelo ha a disposizione 14 giocatori e per adesso stiamo dimostrando tutti di tenere il campo. Un grande Nelly, perché Gabriele Nelly è un giocatore piedi per terra, mani molto, salto molto molto potente, braccio molto veloce, delle citazioni tra i tori con Giannelli. E chi lo dice braccio veloce? C'è qualcuno che dice di lui? Ma non so chi lo dica, ma il problema è che Giannelli sta passando moltissimo le traiettorie, trovare un oppostone cubico come Nelly. Giannelli è forte, sa modificare le partite. Quando Giannelli decide di cambiare la distribuzione, di modificare la sua gara, modifica assolutamente la squadra, come ha fatto dopo il primo set, e Simone lo sa, perché insomma il primo set ha servito benissimo Perugia, Trento non ci ha capito poco, ma poi è cambiato veramente tutto. Tu continui a levarti sti elasti, sti cose. No, ma va bene, è tutto in diretta, questo è il bello della diretta, voglio dire, no? No, non stai mai fuori, stai molto attento, qui è peggio del Grande Fratello. Assolutamente, ragazzi. Facciamo una raccolta benefica, 45500 per la protesi, ma anche per il cerotto del buto, mi raccomando, tutto. SMS assolutamente fatelo per la popolazione che sta subendo tantissimo del centro Italia. Adesso andiamo a sentire invece un collega centrale, perché si sono rafforzati i centrali, perché ne è arrivato anche uno nuovo, è arrivato anche Marco Potrasciani, però insomma Birardelli, anche lui dalla vecchia storia di Trento, tutto quello che ha vinto, è arrivato a Perugia da 2 anni, insomma vuole fare tanto bene. Vediamo un po' il Bira. Ma sicuramente nel primo set ci aveva aiutato tanto la battuta, e eravamo messi in difficoltà in ricezione, e dopo quel fondamentale magari non è andato così bene, loro hanno preso più ritmo.
e anzi loro hanno cominciato a picchiare in battuta e in ogni set ci hanno fatto diversi break di fila che hanno condizionato il proseguo appunto del set. Insomma, non è mai facile venire qua a vincere, anche tanto agonismo ci hanno messo da un certo punto in poi, con delle difese insomma incredibili, dei contrattacchi altrettanto spettacolari e beh, ovviamente conosco bene il cuore che può mettere questa squadra in questo palazzetto e da un certo punto in poi l'abbiamo subito. Cosa manca a questa sera? Perché il campionato è appena iniziato, siete comunque sempre lì, è solo una questione un po' di equilibri? Ma sì, guarda, io cosa manca? Innanzitutto la squadra è stata costruita con uno dei giocatori più forti del campionato che in questo momento non c'è. E in questo momento abbiamo 4 giocatori su 7 nuovi, quindi siamo ancora una squadra un po' in costruzione. Il grande Bira, insomma, Perugia ha perso, però insomma, Perugia, come diceva pure Simone Buti, è lì come tutte le altre. Modena e la Lube sono in testa, però io prima volevo fare una domanda al Buto, perché i palloni nell'imbuto del muro sono domande pochi, brevi però, pochi, quindi Podrascianin e Birarelli hanno preso muri solamente quando eravate sotto di ben 10 punti. Qual è la scossa, al di là di tutto, per far cambiare qualcosa nelle prossime partite? Questa cosa del muro ci stiamo lavorando, sia dal punto di vista dei centri, ma anche laterali, perché comunque abbiamo visto le ultime partite, abbiamo un po' sofferto, abbiamo concesso un po' troppo. È vero che Trento è una squadra che specie con, insomma, con Pippo ci gioca col muro e quindi è fastidiosa, però è una cosa su cui dobbiamo migliorare, su cui possiamo fare la differenza con una bella battuta che abbiamo, quindi è sicuramente un tema da affrontare e da tenere bene in considerazione. Allora, vi faccio una domanda a tutte e due. Primo a Enrica, ecco. C'è un giocatore che ti piace particolarmente, non dico fisicamente, ma come giocatore, per come gioca in campo nel maschile, anche se hai poco tempo. Perché siamo già in tema di Perugia, quindi Atanasievic è eccolo sempre... Eccolo la becca, sì. Di Atanasievic, insomma, in bocca al lupo sono assolutamente Atanasievic. Ma tutti, anche tu, non ti preoccupare, siete tutti forti. Una bella sbiolinata. Sì, che poi dopo c'è anche lo Zar che magari si arrabbia, anche, per sì, anche Zaitz, sì. E De Cecco, ma sono tutti forti, anche De Cecco, tutti. No, vabbè, invece, anche Presidente, tutto, anche Gino, certo. Anche Gino lo salutiamo. E Simone, invece te sul femminile, cioè riesci a seguire qualcosa, c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente, c'è una giocatrice, dimmi una centrale che ti piace, italiana magari. Italiana. Ce l'abbiamo. Sulla Martinona Guigi, Martinona Guigi, un applauso, bravo, hai ragione. Insomma, no, hai ragione. È vero. Grandissima centrale. Allora facciamo così: siccome la Lube ha vinto con Padova, ha sofferto, ma comunque in testa alla classifica, ci andiamo a vedere Modena, perché è stato l'anticipo di questa giornata. Modena continua a vincere, continua a stare lì. Modena del triplete che ha cambiato tanto, ma è sempre una squadra terribile. Vediamo. Senza sorprese l'anticipo della sesta di Superlega con la vittoria di Modena su Vibo Valentia per 3-0. Nel primo set però i calabresi, penultimi in classifica, sono riusciti a dare del filo da torcere ai campioni d'Italia, bravi a risolvere il set nelle battute finali, grazie anche a qualche errore di troppo degli ospiti. Secondo e terzo set più tranquilli per i gialli, che trovavano la giusta fluidità di gioco per permettere a Orduna di innescare al meglio Petric, Holt e Vettori, oltre al solito Ngapet. Alla fine proprio Petric è risultato il miglior marcatore, con 14 punti e il 54% in attacco, mentre ha toccato il 57% Ngapet, autore di 10 punti. Bene anche i centrali, con 10 punti per Piano nel giorno in cui l'allenatore Piazza ha tenuto a riposo Leroux per un piccolo acciacco fisico. Ora per i campioni d'Italia, concentrazione massima sul match del 1° novembre contro Perugia. E va bene, insomma, sappiamo che domani su Rai Sport, insomma, orario mezza giornata, 17:15, ci sarà questa sfida importantissima. Mi raccomando, rimanete con noi, perché oltre la rete ci sono le partite in diretta e c'è una grande Perugia contro Modena. Passiamo al femminile. Clip, yeah. Perché c'è Riga Merlo che aspetta. Una bella clip e poi parleremo delle donne.
Questa è la Samsung Gear Volley Cup, il campionato femminile, il campionato più bello veramente del mondo, perché è un campionato rosa fantastico e abbiamo le protagoniste, perché c'è Rica Merlo, il libero che vola, lo vedete, volo d'angelo per questa giocatrice che ha vinto tantissimo con Bergamo, poi ha cambiato il suo destino negli ultimi 2 anni, anche perché nella vita si cambia, bisogna cambiare ogni tanto per trovare nuovi entusiasmi. Lei l'ha fatto con Scandicci e sta andando molto bene, però prima vediamo i risultati e poi parliamo di questo. Risultati della giornata arrivano, eccoli qua. Scandicci 3-1 su Modena e vi dico che è un risultatone. Il Club Italia combatte e il Bisonte trova la prima vittoria. Bisonte Firenze vince fuori casa 3-2, 3-0 invece con Egliaro che continua a fare molto bene con Monza. Bolzano perde in casa con Polpini Casalmaggiore, la squadra che non ha vinto il mondiale per club, però ha trovato un secondo posto importantissimo, sempre molto attrezzata per fare bene. Bergamo 3-1 con Novara in testa alla classifica con 3 vittorie consecutive. Busto vince in casa con Montichiari che se la sta passando, insomma, così e così. Classifica, eccola qua, una grande foppa Pedretti, 9 punti in testa, solitaria, 3 punti da Novara, da Piacenza, Modena, da Limoco, Volle Conegliano e da Busto. Vedete quanto è corta questa classifica con Scandicci a 5 punti, probabilmente sono tutte lì, è iniziata adesso questa stagione, ma veramente si sono rafforzate le squadre, veramente una stagione che sarà lottatissima e divertentissima per quello che stiamo vedendo. Adesso, e quindi adesso, prima di, ho ripetuto un 2 adesso, non si fa, però è successo con Rica Merlo che mi stava aspettando, io direi andiamo a vedere prima cosa è successo. Marco Fantasia ha preparato un servizio su di voi e poi ce lo commenta Rica Merlo, ovviamente, eccolo. Preparati. Modena perde l'imbattibilità e dopo 6 punti in 2 partite cede l'intera posta a Scandicci. Partita dei 2 volti con Modena avanti un 7-0 e in vantaggio anche di 6 punti nel secondo prima del ritorno di Scandicci. Toscane trascinate dai muri della brasiliana Adenisia, alla fine saranno ben 10 e dall'ottimo ingresso di Zago e Crisanti. Partite dalla panchina per sostituire Havlicekova e Arrighetti hanno dato un contributo importante. In casa Modena prima partita per Francesca Ferretti che deve perfezionare la condizione fisica e la affiatamento con le compagne, soprattutto al centro. Scandicci supera così con 5 punti complessivi i primi 3 durissimi turni di campionato e conferma di essere fra le tante squadre candidate alla vittoria finale. Insomma, cara Enrica, una bella vittoria. C'è una bella vittoria e tu sei delle protagoniste, che tu sei un libero molto forte, spettacolare anche nelle sue giocate. È una nuova storia. Ecco, raccontaci questa nuova storia della Savino del Bene Scandicci, perché è una bella storia. Ma come hai detto tu, io ho passato gran parte della mia carriera a Bergamo, quindi sono stata 8 anni. E il cambiamento all'inizio mi ha fatto magari un po' di paura, perché si sa, cambiare dopo tanti anni in una città magari può far paura, però ho trovato una società e una squadra, ma soprattutto una famiglia che mi ha accolta subito. E da qui anche il mio voler rimanere un altro anno. Cosa può essere la prospettiva di questa Savino del Bene Scandicci in un campionato che ha visto dalla classifica è veramente equilibrato, è iniziato adesso, è tutto molto difficile, con una foppa, proprio la tua foppa che è lì a bastonare un po' tutte le avversarie, riescono sempre a fare delle squadre fantastiche. Dalla Coppa Italia in poi è iniziato a giocare molto bene. Sicuramente tanta crescita, ma non solo, non solo per noi, ma per tutte le squadre. Si è visto che c'è sempre bisogno di tutti. Alla fine una panchina è composta da 12-13 giocatrici e c'è sempre bisogno di tutti per un sorriso in più, per un punto in più, insomma. E così è la pallavolo e secondo me sarà sempre più spettacolare ed equilibrata come campionato, perché già quest'anno tutte le squadre si sono rinforzate e secondo me nessun risultato è certo. Una domanda la voglio fare ad Andrea: cosa devono fare i liberi oggi? Ma più di fare quello che fanno sempre, devono. Io dovrei farlo. Ti dimenticavi, se te la volevo dire. Io praticamente me la faccio scivolare addosso, come c'è un bug laterale, e la vado a svassoiare. E non si fa? Come no? Vedi, si fa sempre avanti. No, sì. Allora, cosa devono fare i liberi oggi? Dal mio punto di vista, sono i leader, indiscutibilmente leader della seconda linea. Devono organizzare le simmetrie, muro e difesa, avere la personalità per dirigere il posizionamento del muro di posto 4, perché sia nella maschile che nella femminile è il posto 4 che delimita il pilone del muro e dietro si costruisce poi quella che è una difesa.
E quindi no, deve essere proprio in grado il libero di essere. Devono anche palleggiare bene. Campo. Beh, sul palleggio poi vabbè, abbiamo una filosofia, ma io volevo chiederti, chiederti qual è la palla più pesante che ti sia mai arrivata e da quale giocatrice? Perché tira la Diouf, sì, anche Plac, io mi ricordo Celeste Plac quando ha giocato a Bergamo. Poi insomma, ultimamente ho avuto modo di sentire anche la Skovronska dopo tanti anni, Brakočević, insomma, non diciamo male, che braccia pesanti ne abbiamo nel nostro campionato. E invece il libero a cui ti sei ispirato? C'è un libero? Beh, all'inizio, allora, io sono arrivata a Bergamo quando c'era Paola Croce. E poi da lì comunque è iniziata questa convivenza assieme, quindi sicuramente da lei ho preso tanto, ma poi insomma io prima di arrivare a Bergamo vedevo la pallavolo in TV, quindi anche per me sembrava una cosa irraggiungibile, certo. Quindi c'era ancora Paola Cardullo che mi fa piacere insomma, non male, vedere ancora. Che salutiamo Poletta perché insomma è stata una dei più grandi liberi, era ancora insomma giocatrice fantastica. Insomma. Ti voglio chiedere invece chi ti ha colpito di più della, chiaro non si può parlare delle compagne con le quali sei certo. giocato, però c'è una che ti ha colpito di più, una delle tue compagne quest'anno che sono arrivate nuove per mentalità magari, no? Beh, sicuramente Adenizia, la brasiliana. Poi comunque anche Flo è una giocatrice contro cui ho sempre giocato e non ho mai avuto modo di giocarsi assieme. La finalmente è una quest'anno. Giocatrice. Ricordiamo insomma loro, grazie alla Menes e anche Adenizia, hanno vinto la prima partita con Viano. 10 muri, poi 10 muri in casa. Partita, ragazzi. 10 muri in casa. Sì, e l'Avli, come sta andando? Beh, lei è l'ultimo pezzo del tassello che è arrivato, quindi secondo me Aneta deve ambientarsi, insomma, due settimane che è certo, qui, quindi certo. È veramente da pochissimo. Poi non è mai stata ferma durante l'estate, quindi insomma, pian piano comunque, troveremo tutti i meccanismi. I primi conti si faranno con la Coppa Italia, perché insomma, vedremo cosa succederà nella prima parte del campionato. Io però adesso direi, siccome c'è stata una prestazione fantastica, una giocatrice che ormai non è più una scoperta, perché Paolo Egono, 46 punti, ha messo giù. Sì. Penso è un record per una ragazza. 80 palloni giocati. 80 palloni, 46 punti, 17 anni, non ne ha fatti ancora 18. Club Italia ha perso, però ha perso con il sorriso, quel sorriso che fa parte di Egono, di tutte queste ragazzine che fanno parte del giro della nuova nazionale, quindi vediamo un po' il servizio di Paolo Egonu e insomma complimenti a lei, complimenti veramente a questo bene che abbiamo per tutti noi. 53% in attacco, 46 punti. Arriva? Una forza della natura, bomber di razza, con il record di punti messi giù in una sola gara femminile, 46, contro Firenze per una ragazzina che ancora non ha compiuto 18 anni. Numeri mostruosi per un talento puro, Paolo Egonu, attaccante, certezza oggi di quel Club Italia da sempre serbatoio della nazionale azzurra. Sì, il Club Italia, dove si lavora tanto, si studia e si cresce. I nomi più importanti della storia azzurra sono arrivati proprio da lì. Una bella partita, mi dispiace per il risultato perché avremmo voluto portarcela a casa. Con tutte giovani e finché c'è ancora questo margine di miglioramento è molto bello. E Paola, origini nigeriane e dialetto veneto, cresciuta a Galliera Veneta vicino Padova, ha bruciato le tappe in azzurro. L'ultima Olimpiade a Rio de Janeiro, dove è stata tra le poche a salvare la faccia, è solo l'inizio di una grande carriera. Si impegna tanto in palestra, vuole fare solo l'opposto, ovvero tirare a tutto braccio giù per terra più palloni possibili. Velocità e potenza, un salto eccezionale per un'estrosa ragazzina oramai conosciuta in tutto il mondo, alla quale piace molto cambiare il colore e il taglio dei capelli. Classe e margini immensi di miglioramento per lei che si definisce afro-italiana di un campionato, quello femminile, con il suo Club Italia e di una nazionale, quella azzurra, che le piace definire colorata, aperta, che guarda il mondo sempre con un sorriso. La nazionale colorata, così è stata definita, ma una nazionale soprattutto con il sorriso, questa vorremmo vedere da qui fino alle prossime Olimpiadi, ma avremo tempo di parlare in nazionale perché si deve essere veloce perché c'è velocissimo, due cose. Il sorriso è tornato anche su Miriam Silla che ha giocato benissimo a Bergamo. Un altro bene prezioso della nostra nazionale. L'altra cosa, hai parlato di nazionale. Le conosce tutti. E siccome la pallavolo è molto solidale, io ritorno al 4-5-5-0-0 perché abbiamo bisogno di dare veramente una protezione civile, mi raccomando. Schiazzate, non in campo, ma schiazzate quel tasto, 2 euro donate servono. Questi 2 euro che sono veramente nulla ma sono tantissimo per
sì, per aiutare tante, tantissime persone. Abbiamo parlato di Bergamo, adesso probabilmente vedremo qualche immagine della partita che ha vinto Bergamo e ha vinto insomma un match importante con Novara in testa alla classifica, una Bergamo vicina a Enrico Merlo, una Bergamo che diciamo ogni anno si riesce a trasformare, a trovare soluzioni nuove. Sono tornate giocatrici importanti, c'è Barun, questa è Novara, scusate, guarda un po' Simone Buti, grandissimo. Guarda Simone Buti era ancora lì perché è un grande professionista. Vabbè, ma lui è un uomo di comunicazione sicuramente, Simone. Vabbè, oggigiorno bisogna essere così. E Bergamo, insomma, dicevamo che ha vinto una partita importantissima in testa alla classifica. Io a questo punto, se Antonella Rossi, la nostra regista, ci dà la possibilità, andremo a vedere quello che ha detto una grande come Leonora Lobianco. Così chiudiamo proprio meglio di così, non si può. È stata una bellissima partita, bella anche da giocare in campo come sensazioni. Sì, siamo prime da sole, però come dicevo non dobbiamo montarci la testa, nel senso piedi per terra, siamo alla terza partita, abbiamo fatto tre belle partite e queste devono essere considerate come tali, però dalla prossima poi si riparte. Ecco, è troppo presto per pensare siamo là prime, cioè troppo presto. Eleonora Lobianco, un mito per tutti noi, un mito per la pallavolo, un mito per il mondo, un mito che sarebbe bene clonare, ma probabilmente non è possibile. Ricamerlo, una cosa su Eleonora Lobianco, lei ti viene in mente, sì, la più importante? Una grandissima giocatrice, ma anche una grandissima donna. Perfetto, e noi con questo andiamo a vedere il numero solidale, perché mi sembra la cosa più importante. Terremoto nel centro Italia, SMS solidale 45 500, per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto, 2 euro. 2 euro al numero 45500, attivato dalla Protezione Civile con un SMS da rete cellulare oppure chiamando da rete fissa. Ne parleremo veramente il più possibile in queste giornate. Allora andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti previsti già da domani. Partitona la stessa Feticola Perugia con l'Azimut Modena. Adesso arriveranno i cartelli che vi diranno, eccoli qua, puntualissimi, 17:15, settima giornata maschile, la Perugia contro Modena, partitona, big match, tostissimo, mi raccomando non ve lo perdete. Quarta giornata femminile, sabato 5 novembre, mamma mia, Igor Gorgonzola Novara contro Pomicca Salmagione, sempre diretta sulle Sport HD, 18:10, giorno dopo, Cucine Lube Civitanova e ancora la Safi di Cona Perugia. E con questo io saluto Simone Buti, perché Simone Buti lo abbracciamo, ci vediamo domani, lo ringraziamo, ringrazia Boban Kovac, ringrazia Gino Sirci, che vedremo ovviamente domani. Vatti a riposare un pochino, insomma, che serve per la sfida di domani. Ti ringraziamo veramente veramente tanto. E adesso a questo punto io voglio, certo, assolutamente sì, io ringrazio Enrica Merlo perché è stata grazie con noi, in bocca al lupo a Scandicci. Ringrazio Andrea Lucchetta per grazie tutto Mau, quello che fa per noi e soprattutto per me. E andiamoci a vedere questa clip di saluti, poi la sigla, ci vediamo lunedì prossimo, ciao ciao. E ragazzi, volli sempre, anche quando non giochiamo. Mi raccomando, non mancate Oltre la Rete, guardatelo sempre. L'unica trasmissione in cui si parla solamente di volley, tutti i lunedì su Rai Sport. Ciao amici, mi raccomando, guardate lo spettacolo Oltre la Rete, perché ci si diverte tantissimo. Poi c'è lui, è importante, ciao. Parole di Alexander Tarasiewicz. Oltre la Rete lunedì alle 18:45.